Amigas di Trecce Mania, oggi parleremo del ritocco delle trecine o delle twist. Vi ricordo che questo argomento lo trovate nel blog di Trecce Mania con tutte le informazioni dettagliate riguardo questa tecnica. Io non sempre consiglio di fare il ritocco, non con tutti gli style è consigliabile farlo. Se avete oltrepassato il mese e mezzo di intreccio e la ricrescita è troppa, a volte dico che non è necessario fare un ritocco, anche perché il ritocco che si fa è estetico, cioè ci occupiamo di quelle zone che si vedono, quindi necessarie magari per sistemare quelle parti che si vedono o le trecce che sono messe peggio, che possono essere queste qui sotto, e poter andare, vi concede di andare avanti un altro pochino con le trecce in buon stato. Ma ciò non significa che se ritocchi il davanti puoi andare avanti per altri 2 mesi, no. Si fa un ritocco estetico, ad esempio nel suo caso gli serve per una cerimonia essere sistemata, quindi prima di toglierle si sistema il davanti, si fa una conciatura e può andare avanti per qualche altra settimana e dopo togliere definitivamente le twist che ha. La stessa cosa si può fare con le trecce, però attenzione, ripeto, il ritocco estetico si fa dopo un mese, massimo un mese e mezzo, ma non tutti i casi, ci sono alcuni intrecci che dopo un mese hanno bisogno di un ritocco, ci sono altri che non hanno bisogno di un ritocco estetico, ma di essere tolti e basta. Spero che sia stato chiaro questo, andiamo avanti con il ritocco. Allora, come vedete, questa conciatura lei l'ha portata per oltre un mese e mezzo, ok? E stiamo per fare questo ritocco. Vedete la ricrescita? Come vi ho sempre detto, non è uguale per tutte. Ci sono alcune che fanno una ricrescita bella, ordinata e pulita. Ci sono altre che dopo un po' hanno molti capelli fuori. Nel suo caso non ci sono nell'intreccio capelli fuori, anche perché aveva i capelli molto lunghi. Ok? È adatti a questo tipo di acconciatura. Dopo che si decide che sì, si può fare un ritocco, si fa come quando si tolgono le trecine, quindi si scioglie la treccia o il twist, si scioglie la treccia e si passa subito a lavorare sulla base, sulla radice, quindi si pulisce, si districa, si tolgono eventuali nodi o rasta naturali che si siano creati. Dopodiché si procede con la realizzazione del nuovo intreccio, della nuova treccia o del nuovo twist. Si possono riutilizzare sia i capelli che sta indossando che nuovi capelli. I nuovi capelli si utilizzano magari quando la trecina è molto più piccola, quindi per risparmiare anche tempo si toglie e si realizza di nuovo. È una scelta. Se non sono rovinate le station si possono riutilizzare, se sono rovinate sì, si possono rimettere nuove. Allora, abbiamo appena tolto la prima twist, e adesso ci occupiamo della base. Vi ricordo che c'è un video nel canale YouTube di Trecce Mania in cui spiego come sciogliere le trecine. Quindi ricordatevi, per evitare formazione di nodi, per sciogliere i dread naturali che si possono formare alla base dell'intreccio, non capita tutte, ma nel caso dovesse capitare, questo è il modo di scioglierlo. Prima le mani, aprite, vedete? Abbiamo aperto, non c'era, prima erano attaccate, adesso no. Poi con il pettinino togliamo i capelli morti, eccoli qui.
cominciano a scendere. Piano pianino, non c'è bisogno di agitarsi durante questo processo. Vi ricordo che i capelli che cadranno sono quelli che fisiologicamente cadono, in media sono circa 100 al giorno. Più capelli si hanno, più se ne perdono. Spero questo video non diventi virale. So. Va bene, fantastica. Vedete? Ok, stato sciolta. È pulitissima i suoi capelli, come vedete, come prima. Qui rifaremo di nuovo il twist nuovo. Andiamo avanti, vi faccio vedere tutto il processo.